Adesso parliamo del Comitato di Sorveglianza del Fondo Sociale Europeo ad Alcamo, programma regionale 2021-2027 della Regione Siciliana, un incontro annuale presieduto dall'assessore all'istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano. Per voi ci sono tutte le interviste. Un incontro annuale che vuole la Commissione Europea e di confronto anche con le parti sociali, le associazioni datoriali, sindacati che fanno parte del partenariato economico-sociale per poter illustrare gli effetti della programmazione comunitaria del Fondo Sociale Europeo sul periodo di chiusura 14-20. Il 31 di dicembre si chiudono tutte le operazioni. L'illustrazione di quello che abbiamo già avviato sulla nuova programmazione 21-27. Abbiamo deciso, proprio per fare toccare ai ragazzi quanto è importante l'Unione Europea, di svolgere queste giornate nelle scuole siciliane. Che orizzonte abbiamo quindi? Molto impegnativo e molto sfidante. La dotazione del programma 2021-2027 prevede una dotazione complessiva praticamente doppia rispetto al vecchio programma. 800 milioni di euro, 770 assettati, che diventano 1,5 miliardi con la nuova programmazione, da destinare sia all'attività formativa, sia al settore delle scuole, all'inclusione sociale, al lavoro. Lo abbiamo fatto altre volte in altre parti della Sicilia, questa volta abbiamo deciso di farlo in provincia di Trapani. Tutti i dipartimenti interessati della formazione che io guido e gli altri dell'istruzione, della famiglia e del lavoro, saremo impegnati in una sfida non di poco conto nella gestione di una massa di risorse finanziarie importante. L'impegno è massimo, perché la nuova programmazione destina oltre 570 milioni di euro ai corsi IFP, agli ITS, alle borse di studio universitarie, è sicuramente uno dei settori primari su cui si punta. La materia poi della formazione professionale, intesa come acquisizione di una qualifica, è l'altro grande asset di riferimento del Fondo Sociale Europeo. E su questo già proprio la settimana scorsa si è chiuso il catalogo dell'offerta formativa, sono stati presentati da parte degli enti più di 20.000 percorsi. Il Comitato di Sorveglianza che cos'è? È l'organo che certifica la spesa e che verifica come sta andando l'andamento della spesa. Uno degli impegni prioritari è stato spingere soprattutto sui settori più importanti dal punto di vista della capacità occupazionale, che sono il metalmeccanico, il manifatturiero, fermo restando i servizi alla persona, al commercio, che sono sempre richiesti da parte dell'utenza. Essere siciliani non ci rende migliori o peggiori degli altri. Le eccellenze sono sempre esistite, questa terra ha sempre espresso delle eccellenze e le esprimerà anche in futuro. Quello che dobbiamo fare è un'attività di sistema, un livello di competitività legata alla capacità di fare sistema, ed è la vera sfida noi e le nuove generazioni. Posso permettermi di aggiungere e di sentirci meno isola nell'isola? È lo sforzo che dobbiamo fare noi come generazione che lascerà il testimone a questi ragazzi, e da parte loro fare tesoro degli errori del passato per migliorare questo punto critico. È una cosa molto importante per fare toccare ai ragazzi con mano, e oggi la Commissione Europea ha il suo rappresentante qua ad Alcamo, come stiamo spendendo i soldi e quanti soldi stiamo spendendo.